concerto esaurito quello di Giorgia, che diventa ora un album con DVD dal titolo Oro Nero Live e 6 nuovi appuntamenti dal vivo su uno speciale palco a 360 gradi circondata dal calore del suo pubblico. 25 anni dopo la sua vittoria a Sanremo Giovani, Giorgia sembra essere una macchina ancora piena di energia. Allora, questa energia chi me la dà? In realtà, devo dire la verità, ognuno ha i suoi, diciamo, i suoi pusher di energia, nel senso che può essere un lavoro, può essere un amore. Nel mio caso, io da quando sono diventata mamma, in realtà ho ripreso tutta una serie di entusiasmo, voglia, di emozioni che nel mio lavoro cominciavo a sentire poco rispetto a quando avevo 20 anni. Ogni mamma è una macchina. Ogni mamma è una macchina, io direi che ogni donna è una macchina. E credo nelle lacrime. Con le sue visualizzazioni arrivate a sfiorare quota 20 milioni, Credo è la punta di diamante di Oro Nero. Credo in questa vita, canta Giorgia, che da sempre sostiene le iniziative per la salvaguardia dell'ambiente e che ha fondato un'associazione che assiste bambini e famiglie. Credo nella luce delle idee, canti. Cos'è? Un credere nell'umanità? Nell'umanità buona, forse? Sì, è un credere nella capacità dell'umanità di essere buona, di essere salva e di essere sana. E è un po', forse questo è un tempo in cui ci vuole molta forza e molto coraggio per avere fiducia nell'altro. E, però la fiducia, del resto, come la fede, sono esercizi che si fanno proprio nei momenti difficili. Sarebbe troppo facile se non fosse così. E anche un grande atto di volontà, secondo me, è una scelta. La fede è anche una scelta, e quindi scegliere di vedere le cose non per come non sono o per come uno le desidera, ma scegliere di notare che comunque c'è una parte sana, una parte salva, e su quella bisogna fare leva e forza, e a quella bisogna parlare. Siamo sollecitati, soprattutto nel mondo occidentale, a vivere tanto mentalmente, usare la mente che fa cose stupende, però c'è tutta una parte di noi che c'è, anche se noi non la tocchiamo, quasi non la possiamo definire, che però c'è, funziona, sente, fa, e quindi è quella che dovrebbe agire un po' di più in questo tempo per sistemare le cose. È l'anima. È l'anima. Neve, insegnami tu come cadere. Due gli inediti. Uno è Come neve, la canzone interpretata insieme a Marco Mengoni. Racconta la capacità di rialzarsi dopo una caduta. Sì. È un percorso che conosci? È una qualcosa che hai sperimentato in prima persona? Sì, assolutamente. Io lo chiamo un po' rinascere. Per rinascere devi morire, sennò non puoi. E quindi c'è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi. Però quella sofferenza è preziosa, perché in realtà ti dà la linfa. E sì, io li ho avuti, come tutti quanti, li ho avuti i momenti in cui ho avuto anche proprio una sensazione di volermi anche lasciare andare. Mi è capitato di non sperare di farcela. Invece no, poi la vita è magica, perché in qualche modo la vita, il cielo anche, no? Queste energie superiori, in qualche modo ti senti dare dei calci nel sedere e ti senti qui una voce che ti dice: devi vivere, perché sei qua, e quindi finché ci sei devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Neve, insegnami tu come cadere.